capito! Non svegliate il vulcano! È così bello qui! Sì, ma non ti mancano le bebè? Vorrei che fossero qui! Allora sia! Porteremo le bebè sulla mia nave pirata! Una super crociera tropicale per tutte le bebè del mondo! Con una sirena come guida! Così non mi perdo! Andiamo a dirlo a sia! Tutti a bordo! Sia, facciamo una crociera verso tutti i frutti beach! Ci farai da guida? Certo, ma non posso lasciare la mia roccia da sola per troppo tempo! Perché sei sempre lì sopra? È un regalo da parte del vulcano! I vulcani non fanno regali! Un giorno stavo cantando lirica, così forte che l'ho svegliato! Allora ho dovuto cantargli una ninna nanna e si è riaddormentato! Pazzesco! Sì! Beh! Ma prima mi ha dato un regalo! Mi ha tirato questa bellissima roccia! Toccatela! Il morbido è calda! Oh, è vero! È solo una roccia! Ti sei inventata qualcosina, eh? Oh? La storia è vera! Allora provalo! Canta lirica! No, il vulcano si sveglierebbe e saremmo in pericolo! Bah, tranquilla! Poi lo riaddormenti con la ninna nanna, no? Ok, come vuoi! Lì nel mare nuoterò e coi vedete? È tutto a posto! Il vulcano! Si è svegliato! Tranquille! Sia lo addormenterà con la ninna nanna! Bebè! Devo bere! Attenta! Dobbiamo aiutare tutte le bebè! Il vulcano deve tornare a dormire! Bebè! Bebè! Aiutateci! Abbiamo svegliato il vulcano! Chiamate Sia! Lo riaddormenterà! È solo che Sia è senza voce! Dobbiamo pensare come calmarlo! Ci sono! Ho un'idea! Ok, di cosa avremo bisogno? Qualcosa di gustoso! In un pentolone! Dobbiamo metterlo nel vulcano! Le bebè della valle! Saremo cibo per il vulcano! Laura, dobbiamo andarcene con la nave, ora! Non dovrebbero venire anche le Shiny Shell? Sì, prendiamo la nave intanto, torneremo a prenderle. Ah, ok, allora seguitemi! Dove ho lasciato la nave? Bebè, dobbiamo... Ma dove sono? Mary, prepara tutto, andiamo a prenderle! Eccole là! Forza, Sandy, le stiamo perdendo! Bebè, bebè! Stanno arrivando, su, veloci! Dov'è la nave? Non capisco, dovrebbe essere qui! Bebè, le abbiamo cercate dappertutto! Non vogliamo diventare cibo per il vulcano! Voi il cibo! Vogliamo solo fare uno smoothie gigante! È un regalo per il vulcano! Wow, grazie al cielo! Mary raccoglie la frutta! Col vostro aiuto farà uno smoothie delizioso! Di sicuro il vulcano si calmerà! Dobbiamo solo capire come fare a darglielo! Ehi! Ci sono! Dovete saltare tutte insieme! 3, 2, 1... Ora! Non è abbastanza! Ora cosa facciamo? Ehi, sentite! Avevo bisogno del mio fusolo e alghe! Scusami se non ti ho creduto! Tranquilla, ora sai che dico solo la verità! Cosa c'è, Laura? La mia nave! L'ho persa! Deve averla distrutta il vulcano! Guardate! Pixie! Ma certo! L'ha spostata per proteggerla! Pappagalli che navigano, vulcani che fanno regali, smoothie giganti! È un'isola fantastica! Tornate presto! Torneremo con le bebè! Laura, questo è per te! È un GPS, così potrai sempre orientarti! Ha ha ha!
la danza della zanzara! Oggi è il giorno perfetto per riposare. Adoro il tuo stile. Bebè, mi date una mano? Andiamo! Non me lo perdo! Ah, sirena per un giorno. Non mi muoverò da qui. Eh? Vattene, insettino! Ah, finalmente! Che succede al mio piede? Fermati! Ah, e ora tutto il corpo! Che cosa mi succede? Sta venendo benissimo! Oh, troppo grande, Pixie! Ecco, manca solo un piccolo dettaglio! Lady è di buon umore! Ah, non riesco a fermarmi! Ovvio, è super orecchiabile! Oh, ehi, la mia conchiglia! No! Tranquilla, Pixie la riporterà indietro! È una pirata! Ah! Eh? Attenta, le mie conchiglie! Tutto questo moto non è normale per Lady! Ha preso troppo sole? È il più bel castello al mondo! Ora al balletto! Ah, non ce la faccio più! Cosa succede a Lady? Sarà per caso... La danza della zanzara! Eh? Ballerà qualsiasi musica sentirà finché non si esaurirà! Vorrei solo farmi un sonnellino! Dobbiamo darle la pozione tropical che tutto cura! Aiutami a trovare gli ingredienti, Sandy! Ok... Io l'alga! Aiuto, per favore! Io il latte di cocco! Oh! Aiutatemi! Dobbiamo fermarla! Va verso le case! Ti ha presa! Ehi! Ci sai fare! Mi gira la testa! Facciamo un buco, così non potrai muoverti! Come vuoi, ma fai fretta! Arrivo! Fai fretta! Non ce la faccio più! Buco fatto! Dobbiamo solo metterla dentro! Ma come? Non si ferma! Riesce solo a ballare la conga! Ma sì! Se balliamo la conga, si unirà e potremo portarla al buco! Lesiale! Congale! Eccolale! Ballare ancora? Funziona! Più volume! Lesiale! Congale! Eccolale! Lesiale! Congale! Eccolale! Ah! L'abbiamo presa! Tropical Island! Heia, 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 heia! Pozione tropical che tutto cura fa smettere Lady di ballare a dismisura! Lady, devi mangiarla! Starò così per sempre! No! Useremo un antico e infallibile metodo! Tiro col cucchiaio! Apri la bocca! Non riesco! Devi solo concentrarti! Finalmente! Bene! Sì! Grazie al cielo! Grazie! Mi avete salvata! E ora andiamo tutti a festeggiare! Ma senza la mia conchiglia! Come comincia la festa? Beh, non c'è nessuno all'orizzonte! La mia conchiglia! È Pixie! E sta arrivando con degli amici! Che bello! Siete venuti a prenderci? Mi siete mancati anche voi! Sei fantastica, Pixie! Che la festa abbia inizio! Tropical Magic Tears! Wow! È più bello del mio! Attenti! No! Salva! Livello energia 100%! No! Cry, cry, baby.
quanto slurp relax. Un po' troppo relax. Facciamo il bagno? Vacanze! Andiamo a nuotare? Andiamo a giocare nell'acqua? Io passerò la mia giornata a non fare un bel niente. Niente? Potremmo giocare a qualcosa. Sì, fare niente! Wow, che bel costume! Ed Ella è stupenda! Anche noi abbiamo i costumi! Ci cambiamo, Lady? Sì! Cosa ne pensate, bebè? Wow, che bei costumi! Vi stanno divinamente! Lulu! Fa caldo, bebè! Facciamo un bel bagnetto? Ora? No, meglio più tardi! Perché non vogliono fare niente? Ma che cos'è? Cosa? Un invito a una festa? L'annuale Tropical Fest! Sulla Tropical Island! E dove si trova? Wow! È su un'isola in mezzo al mare! Beh, io ci voglio proprio andare! Bebè! Ho trovato una bottiglia con un invito a una festa! La Tropical Fest! Sulla Tropical Island! Tropical Island? No, non esiste! Sì, ho una mappa, guardate! Dobbiamo solo andare oltre il mare e poi andare a sinistra per un pochino! Non ho voglia! Beh, se loro non vogliono venire, andrò da sola! Ormai ho deciso! Con la mappa troverò la Tropical Island! Niente mi fermerà! Niente di niente! Ciao ciao Sienna, grazie per il ballo d'addio. Ma quella è Sydney? Beh, tornerà. Chissà come saranno i bebè dell'isola. Vivranno sulle palme? Da che parte era? Di qui o di là? Mi sono persa. Dov'è la mappa? Dov'è? Oh no, ho perso la mappa! Oh no! Che bella giornata! Ci facciamo una bella foto ricordo? Dove è andata Sydney? Penso di averla vista con la canoa in acqua. Se n'è andata? Sydney! Dove sei? Siena? È la mappa di Tropical Island? Sydney è da sola in mare! E senza mappa? Dobbiamo andare a cercarla! Torneremo presto! Non salite sull'estraio! Ancora un pochino! Vorrei che le mie amiche fossero qui! Cos'è? Una pinna? Squalo! Sono Sia! Wow! Una sirena? Una sirena! Sono Sydney! Scusa se ti ho spaventata! Cosa ci fa una bebè in mezzo al mare a quest'ora? Voglio andare alla Tropical Fest! Ho ricevuto l'invito in bottiglia! Wow! Le bottiglie hanno fatto molta strada! Seguimi! Aspetta! Non sono così veloce! Sono così stanca. Perché non facciamo un sonnellino? È tardi. Lady, non possiamo dormire. Se Sydney fosse in pericolo... Oh no! L'alta marea! E cosa facciamo? Ehi, ho un'idea! Dormiamo tutte le onde! Wow! È fantastico! Attenta a quell'onda gigante! Dove sono? Continua!
nell'episodio precedente. Che cos'è? Cosa? Un invito a una festa? Sulla Tropical Island? Oh, non ho voglia. Beh, se loro non vogliono venire, andrò da sola. Ciao, ciao, Sienna! Mi sono persa! Sienna è da sola in mare? Dobbiamo andare a cercarla. Ciao, ciao! Dove sia? Attento a quell'onda gigante! Dove sono? Viaggio alla Tropical Island, seconda parte! Va tutto bene? Chi sei? Da dove vieni? Cosa? Dove sono? Chi siete voi? Noi siamo le Shiny Shells! Non ricordi come sei finita qui? Mi ricordo... ho trovato l'invito ad una festa in una bottiglia! Lo sapevo, Coraline! Sapevo che i miei messaggi avrebbero funzionato! Poi un'onda mi ha sbalzata fuori dalla canoa, ma una sirena mi ha aiutato! Sia! La sirena! Benvenuta alla Tropical Island! Sono Mary! Ora ti portiamo a vedere l'isola! Che bello! Il mio nome è Sydney, comunque! Io sono Coraline! E lei è Sandy! Che la festa abbia inizio! Una nave dei pirati! Nascondiamoci! Remate! Ciao! Parlando parlante! Ferme lì, bebè! Ferme! Per la barba di Nettuno! Salite a bordo, bebè d'acqua dolce! Ti mostro il Tropical Island. Ti piacerà. La foresta delle palme. Qui ci ripariamo dal sole. Lì c'è il vulcano. Wow! E qui ci sono le nostre case. Adoro quest'isola. È tutto fantastico. Le case, i biberon, tutto quanto. Vorrei che le mie amiche fossero qui. Se vuoi, possiamo inviargli delle bottiglie. L'adoro! È una vera nave dei pirati! Ti guida come una macchina? Non esattamente. Cosa ci facevate in mezzo al mare? Festa, amica, isola, mappa, bottiglia. Isola, festa. Ma certo! L'annuale Tropical Fest! È oggi! Andiamoci! Tranquille! Vi porto dalla vostra amica. Conosco il mare come il palmo delle mie mani. Da quella parte! Ups! Ve l'ho spiegata a Poppa! Che la festa abbia inizio! Oh no! Hanno già cominciato! Marcella, non è carina arrivare tardi. Amiche, siete qui? Non ci credo. Ora la festa sì che può iniziare. Life is just a party, so it's time to play. Preoccupate per te, sei sparita! Ma voi volevate solo stare sulle sdraio! Ma mi siete mancate, bebè! Ci sei mancata anche tu! Oh, che meraviglia! Tropical Magic Tear! Wow! Wow! La sdraio è mia! Wow, questa sì che è una vacanza! Non vi ho ancora presentato le mie amiche! Ella, Pansy, Lady, loro sono le Shiny Shells. Adorerete l'isola e vi farà impazzire. Sono stata salvata da una sirena. Una sirena? Wow! Ciao, mi chiamo Sia.
molto. Speriamo non si sciolga. Con questo freddo, eh? Ne dubito. Perché nessuno viene a prendere il gelato? Non saprei. Sono deliziosi. Facciamo qualcosa per farli venire. Sì! Ci fingiamo malati? Organizziamo una festa? O facciamo più gelati? Beh, quello forse no. Mi hai dato un'idea, Betty! E se aggiungessimo qualcosa al gelato? Una sorpresa? Per il più fortunato! Certo! Un biglietto speciale! Esatto! E chi lo troverà potrà fare un giro nella fabbrica! E potranno farsi il gelato che vogliono! Sì! Ma... e se... rompessero qualcosa? Ma... solo un bebè entrerà! Chi troverà il biglietto? Poi sono nostri amici! Perché dovrebbero fare danni? Hai ragione! Facciamo il biglietto! Lo faremo io e Betty! Sì! credo che manchi ancora dell'altro! Oh, ci sono! Qualcosa di dorato! Il tuo biscotto, Betty! Betty... oh! Eh? Wow! Guarda! È perfetto e unico! Andiamo! Qui! Eccolo qui! Wow, che bello! Ed è l'unico! Ecco, Betty, nascondilo! Mi hai dato l'idea, ma fa' attenzione, ok? È importante assicurarsi che nessuno ci veda! Ottimo, Betty! Ora dobbiamo solo chiamare gli altri bebè. Li chiamo io. Oh? Ma chi è? Oh, c'è un biglietto fortunato nel gelato? E chi lo troverà potrà fare un giro nella fabbrica e farsi il gelato? Oh, cosa? Lo troverò io! Oh, non viene nessuno. Ah, lo sapevo! Ah! Wow! Ah! Guarda quanti gelati! Di sicuro è questo! Lo voglio! È per me! Gelati! Ehi, non dimenticatevi che il vincitore dovrà venire col biglietto dorato alla fabbrica questo pomeriggio! Ah, che emozione! Chi avrà il biglietto vincente? Io! Ce l'ho io! Ce l'ho io! Dreamy! Che fortuna! Hai vinto! Vediamo! Congratulazioni! Benvenuta alla fabbrica dei gelati! Ehi, ho trovato il biglietto vincente! Cosa? È lo stesso biglietto! Com'è possibile? È unico! Ne ho fatto solo uno, lo giuro! Posso vederlo? Ha trovato il biglietto! No, ce l'ho io! No, ce l'ho io! E ora cosa facciamo? Dobbiamo farli entrare tutti! Tutti quanti? Ok, formiamo delle file ordinate! Ma mi raccomando, che nessuno tocchi il bottone rosso! Jelly! Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. With many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. Ora basta! Tutti fuori! Ora! La fabbrica si è fermata! Ma non abbiamo toccato nulla! E abbiamo il biglietto dorato! Ma ne ho fatto solo uno! Com'è possibile? Aspettate un attimo! Perché le jellies hanno... le stampante! Oh, jellies! È colpa loro! Beh, possiamo farci il gelato? Dai, per favore! Ok, ma solo se mi aiutate a far ripartire la fabbrica. È stato incredibile, mi sono divertita. Sì, ci ha fatto piacere avervi qui, ma è stato un po' un disastro. Che sfortuna col biglietto. Ma è una fortuna avervi come amici. D'ora in avanti verremo a prendere il gelato più spesso da voi. Grab!
braccialetto magico! Forza, Anna! Andiamo sullo snowboard! Andiamo! Aspettate! Oh, eh? Portereste questi regali nel mondo Icy? Per favore, abbiamo i pasticcini in forno! Questo è un cucchiaio per Tilo, un cuscino per Sauru e una pietra fantasy per Phoebe, ok? Ci vediamo! Torniamo dai pasticcini! Certo, li consegniamo noi! Andiamo, Anna! Mm-hmm. Quello di Mia! Ehi, ma che regalo di Mia! Oh no, sono andate! Fei, no! Queste sono pietre magiche, sono molto potenti! Oh? Andiamo! Oh, bravi, ben fatto! Oh. Ah, che bello, quanta grazia! Wow, che salto! Oh no, non voglio che Fei faccia un tonfo! Facciamo la pausa! Yay! Ecco le caramelle! Siete fantastici! Fei, le vuoi anche tu? No, Fei! Ti verrà il mal di pancia! Ciao, abbiamo dei regali! Regali? Sì, da parte dei bebè della valle! Questi sono per Sauro e Tilo! E questo è per te, Phoebe! Wow! E il mio regalo? Lo adoro! Posso sedermici sopra mentre scolpisco le opere? Che bella pietra! C'è qualcosa per me? Non lo so, dovevamo solo consegnarli. Oh. Va tutto bene, Mia? I bebè si sono dimenticati di me. Forse perché non gli piace la mia magia. Ma la tua magia è incredibile! E allora dov'è il mio regalo? Ehi, aspettami! Mia, ho un regalo per te! Per me? Un regalo speciale per una bebè super speciale! È un braccialetto magico! Solo per i bebè! Usandolo puoi diventare invisibile, ma usalo solo se ti serve! Grazie, Phoebe! Posso provarlo per un momento? Per favore! Non dovrebbero esserci problemi se lo tieni per poco! Lo provo solo un attimo e poi lo tengo per quando mi servirà, ok? Wow! Wow! Ho il mio potere speciale ora! Wow! Mia, ora fermati! Cosa? Fei, il braccialetto è solo per i bebè! Aia! Perché non mi hai avvisato? Fei, non farlo! Fermati! Fermati! Il mio braccialetto! Il mio snowboard! Fei! Dallo a me! Sei una monella! Ah! Guarda che hai fatto! Fei! No, non sono caramelle! Oh no, i cuccioli sono invisibili! Dobbiamo circondarli! Sauro, Tilo, a destra! Anna, Crystal e Stella a sinistra! Ti ho preso! No, hai preso me! Ops, scusa! Rimarranno così per sempre? Ma no, so io cosa fare! Oh. Dei combinaguai. Oh? Fei, vieni qui, ora smettila, stai facendo la monella. Non fare così, vuole solo divertirsi. Cerca di capirla. Falla giocare e ridere come fanno tutti quanti. Beh, ho paura che si faccia male, le voglio bene. Fei, tu vuoi solo divertirti come tutti. Scusami, d'ora in poi ti farò giocare più spesso. Tienilo, non voglio essere speciale, amo i miei poteri. Bebè, il regalo di Mia. Scusate, non sono venuta prima perché avevo i pasticcini in forno. Wow, che disastro! Per me! Wow, semi dalla valle! Così potrai piantare i fiori che vengono dalla valle, sono belli! Grazie mille, li adoro! I see world magic here! Wow! Wow! Ha ha ha!
Parte, prima parte! Smoothie di liquirizia al miele, così non perderai la voce. Oh, grazie Lizzy. A proposito, che bel vestito! Carino, vero? Me l'ha fatto Scarlett. Ho ordinato anch'io degli altri vestiti. Spero arrivino presto. Ah, Daisy, è tutto pronto per i concerti che ci porteranno in tutti i mondi. Non sei felice? Sì, è che mi sembra che manchi qualcosa. Ma Daisy, ho tutto sotto controllo. Siamo qui! Abbiamo portato dei cupcake colorati! Come profumano! Questo è per te, Daisy! È alla fragola! Il mio preferito! Oh, adoro il tuo vestito! È bellissimo! Incredibile! Ops, scusate! Quindi farete il vostro tour per tutti i mondi? Sì, esatto! Porteremo la bella musica in tutti i mondi! Vengo anch'io! Ci portate con voi? No! Daisy lavora da sola! Su, andiamo, hai le prove! Ma possono provare? Potrebbero suonare qualcosa? Sì, io suono la chitarra! E io la batteria! Io suono il piano! Fantastico! Potremmo formare una band! Cosa? Sul serio? Sì, così potrete venire in tour con noi per tutti i mondi! Diventeremo famosi come te! Sì, tutti insieme! Formiamo una band! Formiamo una band! Daisy! Ma non sai nemmeno se suonano bene. Fidati, è questo che ci manca. Saremo grandi. Io penserò agli strumenti. Io penserò ai vestiti. Farò i gelati per tutti. Ed io porterò il kit di pronto soccorso. Sì! Questa cosa non funzionerà. Siamo quasi pronti, Lizzy. Narvi ha aggiunto dei dettagli dorati. Non sono belli? Sì. Sembrate una band, ma dove sono gli strumenti? Sono la cosa più importante. È tutto sotto controllo. C'è un pacco per Daisy. Grazie, Fancy. Giusto in tempo. Wow, che belli! Sono stupendi! Vedi? Ora siamo una vera band. Ne sei sicura? È tempo per le prove! Ho scritto una canzone speciale. Iniziamo al 3. Pronte? 1. Ehi, dove andate? Dai, non siamo così male. Avevo detto di cominciare al 3. E dovete accordare gli strumenti. Accordare? Dovete intonare i suoni alle note. Così si fa! Non sono male, ma qual è il nome della band? Cani danzanti? Fiori rocchettari! Pensavo a cupcake volanti! Non sono male, ma deve essere un nome speciale, accattivante. Un nome che rappresenti il gruppo. Ho trovato! The Tears? Non voglio perdermelo! Dove stai andando? Hanno formato una band! The Tears! Vuoi venire? Oh, ma certo! Anch'io! Sarà fantastico! Guarda quanti bebè! Saremo una band fantastica! Ed è solo l'inizio! Beh, ok. Forse non è stata poi così male come idea dopo tutto. Scusa se non mi sono fidata. Ma l'hai fatto! Ci hai aiutato molto! Non iniziate finché non ve lo dico! 1, 2, 3... Oh, mamma mia, sono terribili! Ora, vedrete! Lady, vai con la chitarra! Bene! Dotti, ora la batteria! Ottimo, mantieni il ritmo! Ed ora Connie, il piano! Andiamo! Wow, ora sono fantastici! Continua! Ah!
band. Sì, io suono la chitarra. E io la batteria. Io suono il piano. Wow, ora suonano benissimo. The Tears, la musica ci unisce, seconda parte. Traveling through every world, playing our music everywhere. Together we'll write so many songs, we'll speak the language of emotions. Io amo The Tears. Sì, io li amo di più. No, di più io. No, io. 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 This is what we do. Music, always there for you. It's time to Dotti, guarda, abbiamo dei fans. It's time to get together and sing the friendly song. Hai perso il ritmo. Ma ci sono tanti bebè. Queste non dovevano essere le prove? Ok, ok, lo show è finito. Ma come è finito? Beh, le rockstar provano senza pubblico. Ma vi faremo sapere quando saremo pronte. Possiamo vedere il vostro video musicale? Video musicale? Non abbiamo un video musicale. Sì, ma stiamo finendo le riprese. Video musicale? Sul serio? Sì, Liz, il nostro video musicale. Ah, video musicale. Ciao, ciao. Non è giusto. Voglio sentire ancora le The Tears. Ma cosa facciamo adesso? Non abbiamo un video musicale. Pensi a quello che penso io? Tranquilla, lo faremo in un baleno. Esatto, e lo faremo insieme. Giusto, perché noi siamo le The Tears. Sarà una bellissima sorpresa. Sì, ma a me le The Tears piacciono di più. No, piacciono di più a me. A me? No, a me. Questo posto è perfetto. Ups. Ciao, come va The Tears? Lulu, facci spazio. Ehi, sto bene? Bene, bebè, pronte per girare il video? Un, due, tre. It's time to get together and sing a friendship song. Music, this is what we do. Daisy, attenta! Per un pelo. Forza, bebè, ricominciamo! Guarda, i video che abbiamo fatto sono il top. C'è solo una cosa ancora da fare. Ciao, bebè. Ciao. Dateci una mano. Oh, wow! Questi video sono fantastici! Sì! Adoreranno questo video musicale! Lady, sveglia! Stiamo girando! It's time to get together and sing the friendship song! Ma riprendi anche me! Ehi, voglio esserci anch'io! Mi sono fatta i capelli! Ci sono anch'io! Ci saremo tutte nel video musicale! Tranquille, bebè! Susu. Che ne sarà del video musicale? Che cosa diremo ai bebè? Deluderemo i nostri fans. Questo è il video delle The Tears? Playing our music everywhere. Together we'll write so many songs. Ma come? L'hanno fatto di nascosto i fans. Sono arrivati! Grazie mille, bebè! Il video musicale è stupendo! Noi vi adoriamo! Entrambi! Questo è il video più bello del mondo! Music Magic Tears! Traveling through every world, playing our music everywhere. Together we'll write some The Tears, che sonorità! Dal vivo che bello sarà! Music, this is what we do. Music, always there for you. It's time to feel the music, dance and sing along. It's time to get together and sing the friendship song. Music, dancing to the beat. Music, come on, move your feet. It's time to feel the music, dance and sing along. It's time to get together and sing the friendship song. Every note comes out from the heart. Our rhythm will take you to the stars. We play and travel the world together. Music's our way to say we're friends forever. We love playing music and we have so much fun. Come on, join us, sing the friendship song. Yeah! Music, this is what we do. Music, always The Tears! It's time to get together and sing the friendship song. Music.
Non c'è tempo di mangiare. Nel mondo Icy c'è un problema da affrontare. Connie, perché non l'aiuti? Tilo starà cucinando. Aspettami, Tina! Che profumo fantastico! Ehi, è finito, Sauru? Non finirò mai se non la smetti di muoverti. Aglio! Oh no! Bebè, non posso creare in questo modo! Ho bisogno di silenzio! Ok. Per favore, mi daresti della dinozuppa? Sarà pronta tra un paio di ore. Oh, ma non c'è niente da mangiare qui intorno. Ascolto un po' di musica, così mi concentro. Phoebe, ho avuto una visione. Qualcosa di brutto accadrà. Un gran bel guaio ci sarà. E che cosa succederà? Vaga la visione era. C'era una brutta atmosfera. Su, mettiamoci all'opera. Il principe e la principessa. Vado a controllare se stanno bene. Bene, mi concentrerò. E cosa accadrà capirò. Oh no, si è mossa ancora. Perché i bebè non riescono a stare fermi? È perfetta. La miglior modella di tutti i mondi. Concentrazione massima. Non sono ancora maturi. Non puoi mangiarli ora. Una volta Sauru ne ha mangiato uno verde e si è messa a volare. Qualcosa di brutto accadrà e accadrà proprio là. Perché ti stai muovendo? Devi fare pipì? Fermati! Ups! Beh, non ci metterò molto. Guarda che faccia. La statua verrà fuori buffa. Hai ragione, sono un po' aspri. Non inghiottirli! Oh, che sensazione strana! Mi sento come... Stai volando! Wow, che bello! Principe, principessa! Spero sia urgente, perché stavo mettendo in ordine tutti i miei ciucci. State bene? Tina ha avuto una visione. Accadrà qualcosa di brutto. Ne sapete qualcosa? Le stalattiti sono pulite? Le porte chiuse? I cuccioli coccolati? Sì. Non so cos'altro potrebbe andare storto, vediamo. Aspettate un attimo, quella è Tina, l'ha congelata? Così sembra. Sauro non sa che se qualcuno rimane così per molto, rimarrà così per sempre. È quello che Tina ha visto nella sua sfera, aiutiamola! Attenta! Non sappiamo per quanto durerà l'effetto. Non andare troppo in alto. Attenta o cadrai giù. Ecco fatto. Manca solo... Sauru! La mia modella! No, Sauru! Aspetta! Devi scongelare Tina. Perché mi stanno seguendo? Evviva! Sono come le Fantasies! Sauru, ascoltaci! Ehi, l'effetto sta svanendo! Attenti, sto cadendo! Grazie, Phoebe. Scusa, Mia, avrei dovuto ascoltarti. Hai salvato la modella! Vedo che ve ne intendete di arte. Devi scongelare subito Tina! Altrimenti rimarrà così per sempre! Perché non me l'avete detto prima? È quello che abbiamo cercato di fare! Oh, che freddo! Scusa, Tina, volevo solo finire la mia statua! Ehi, cos'è successo qua? Che bella quella statua là! È stupenda! Grazie, ma so che manca qualcosa. La prossima verrà meglio. Icy World is Magic Tears! Ora è perfetta! È stupenda! La adoro! Anche io la voglio! La dinozuppa è pronta! Ne voglio un po', ne voglio un po'! Prima io! Oh no! La mia statua! Era questo che preannunciava la visione! Non si è accorta di nulla!
va? Non vedo nulla oggi. Ah! Oh, e questo freddo? Ehi, attenta, o ti bagnerai! Oh, il lago è ghiacciato! Tutti i frutti beach è ghiacciata! Sapevo che il ghiaccio sarebbe arrivato a tutti i frutti beach! Wow! Guardate le nostre casette! Come sono belle! Si possono mangiare? No. Il lago lampone è ghiacciato! Anche la frutta! Anche il mio Cray Smoothie! È tutto ghiacciato! Ho freddo! Pensate che siano state le Fantasies con i loro poteri? Eccomi qui! Incredibile! È tutto ghiacciato! E fa freddissimo! Ma la casa è bellissima! Mi piace tutti i frutti beach così! Sì, ma fa freddissimo! Tranquilli, bebè! Ho chiesto a Scarlett di farvi dei nuovi pigiami! Ehi, chi sei? Non preoccupatevi per me! Preoccupatevi per... quello! Chi è questa bebè? E che cosa intende con... quello? La cascata della fabbrica dei sapori è ghiacciata! Ci rincorriamo così ci scaldiamo? Tutti i frutti beach è ghiacciata! Ghiacciata? Ma com'è possibile? Anche qui fa molto freddo! Ah! Ancora tu! Ma chi sei? Sono Shana e lui è il mio cucciolo Shai! Shana sa tutto e non ha nemmeno bisogno della sfera di cristallo come Tina! Ehi, avete tanto freddo! Ora chiedo a Scarlett di creare dei vestitini invernali anche per voi! Sì! Oh cielo, Keira! Non abbiamo mai ricevuto così tanti ordini tutti insieme! E ne stanno arrivando altri! Deve fare molto freddo! Keira, dammi dell'acqua calda! Sarà una lunghissima notte! I bebè hanno bisogno di vestiti caldi! Venite qui! Devo dirvi una cosa importante! So da dove viene questo freddo! Proviene dal grande albero Fantasy! Te lo stai inventando! Il freddo viene da un freezer! Ha ragione! Ti ricordi quando si è aperto un buco nell'albero? Con l'aiuto di Stella e i ciucci speciali l'abbiamo chiuso per sempre! Oh, forse no! Shana ha ragione! Tina ha visto un buco dal quale esce il freddo! È enorme! Oh! Ma perché esce fuori il freddo? Non capisco! Shana? 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 Non funziona! Dobbiamo aggiustarla, ma... non riesco a muovermi con questo freddo! Ciao! Sono già qui! Ancora tu? Ma chi sei? Scusate, andavo un po' di corsa! Sono Shana! Ecco qui i vostri nuovi pigiami! Piacere di conoscerti! Dammene uno! Pigiami! Wow! Nuovi pigiami per stare al caldo! Oh. Grazie, Shana! Sì! Funziona di nuovo! Ed ora facciamo del Cray Juice! Uva, ananas, anguria e fragole. Il mix perfetto per del Cray Juice. Ma la frutta è ghiacciata! Vediamo! Non sarà poi così male! Non si può fare del Cray Juice così! Oh no! Se non riusciamo a fare il Cray Juice, dobbiamo... chiudere la fabbrica! No, voglio fare il Cray Juice! E io non voglio avere questa attaccata alla lingua! Ecco, prova questo! Il latte insieme alla frutta sa di gelato! Il gelato tutti i frutti! Faremo i gelati più buoni del mondo! Grazie, Shana! Shana? Ma dove è andata ora? Il freddo proviene dal buco nel grande albero! È la nostra vecchia casa! Su, forza, andiamo! Lì ci sono dei principi che incontrare dobbiamo! Andiamo! Forse dovremmo aspettare che faccia un po' più caldo! Noi bebè sauri siamo abituati a questo freddo! Shana! Sono tornata e ho qualcosa per voi! Questo è per Connie, questo è per Dreamy e questo è per... Crystal! Nuovi Come vestiti! Caldo? State benissimo! Grazie, Shana! Shana? E ci sono altri bebè là? È lontano? Quanti altri mondi ci sono? Troppe domande! Le risposte le troverai proprio laggiù. Continua!
lo strano effetto del profumo. Sono tornata? Ho appena lavato le boccette, così manterranno un profumo purissimo. Ah! Sei troppo divertente, Ava. Ah sì? Vuoi vedere cos'altro so fare? Troppo divertente. Wow! Forza, prendi l'essenza dei fiori! Zucchero filato alla fragola. Creerò un profumo speciale con questo. E se organizzassimo un mercatino speciale per i bebè? Vado a preparare! Io farò un'insegna piena di fiori! E io li farò divertire! Che buon profumo! Ciao, Rose! Cosa stai facendo? Ciao! Sto preparando un profumo molto speciale! Un profumo speciale? Sì, sì, vedrai! Ti aiuto! Ehi, anche noi! No! Andate ad aiutare gli altri! Questa cosa devo farla da sola! Dove ero rimasta? Ah, sì! Un po' di essenza di melone. Margherita sorridente. Che buon profumo! Sì, certo! Zucchero filato alla fragola. Questo è un profumo speciale. Accresce le abilità. Sbalordirà tutti. Oh, è bellissimo! Wow. Mila è una vera tuttofare. Sofia è così ordinata! Oh! E Ava, sei troppo divertente! Eccomi qui! Il nuovo profumo speciale! Oh? Oltre ad avere un ottimo profumo, accresce le abilità! Lo voglio! Anch'io! Lo voglio! Lo voglio anch'io! Ops, l'ho finito! Ce n'era proprio poco! Ma tranquille, ne farò ancora! Ehi, attenta, Rose! Wow, che bel mercato! Ciao, bebè! Rose ha creato un profumo speciale che accresce le abilità. Ora è andata a farne ancora un po'. Che bello! Lo vogliamo anche noi! Oh! Che strano! Mila è super impacciata! Adoro fare disordine! Chissà cosa le succede, ma è meglio se ce ne andiamo. No! Non andate! Ava è super divertente! Ava, è tutto ok? Ho bisogno di aiuto! Ho sbagliato! Sembra che l'effetto del profumo sia l'esatto opposto. Non sono più la migliore a creare profumi. Ora capisco. Ecco perché Ava, Mila e Sofia si comportano così. Disordine! Disordine! Quindi, che cosa vuoi fare? Beh, non ne ho idea. Ti aiutiamo noi! No! Io sono l'esperta di profumi. Sistemerò tutto. Rose! Ok. Tranquilla, è solo scienza. Ma... è molto semplice. Si chiamerà frutto della passione. Brucia, acqua! Ok, questo no. Allora, fiori di melone. Ups. Questo funzionerà. Profumo di principessa. Principessa Ranocchio. Vedete, per fare profumi non basta mischiare gli aromi. Ogni bebè ha il proprio... Ma ora ho perso tutta l'ispirazione. Non fare così. Forse non avremo il tuo talento. Non saremo le migliori creatrici di profumi. Ma non lasceremo mai e poi mai un amico nei guai. Rose, quali ingredienti useresti per accrescere le abilità? Beh, aroma di lavanda, vite e rose. Sembra che manchi qualcosa. Ma cosa? Ah, ci sono! Zucchero filato alla fragola! Sono tornata il genio dei profumi di prima! Prepariamone ancora per Mila, Ava e Sofia! Sì! Ma che disastro! Cosa facciamo ora? Tranquilli! Abbiamo la soluzione! Cos'è successo? Che disordine! Sistemerò in un baleno! Ehi, bebè! Questi sono dei profumi per voi! Siete degli amici fantastici! Grazie, Rose! Ehi, guardatemi!
Tears. Mille avventure in un mondo magico scoprirai. Happy babies, happy flowers. Spot, è ora della punturina. Ed ora ci riposiamo. Ah, certo. Dov'è il biscotto? Scelta corretta. Come sei intelligente. Il mio cucciolo. Fai la nanna, bel cagnolino. Oggi farai la puntura. Non vogliamo avere pulci, vero? Spot, torna qui. Spot, non fa male. Prendi un biscotto. Eh? Aspetta un attimo. Cosa ci fa qui questo ramoscello? Disturba i fiori. Poi il profumo non viene buono. Problema risolto. Cos'è stato? Oh, è un cagnolino. Guarda che botta. Ti cureremo e starai sempre con noi. Hai bisogno di un nome. Ma è un quale? Kiwi, Pity, Mimi. Ci sono! Bumpy! Spot! Spot! Tranquilla, Dotty. Tornerà sicuramente. Cosa succede? Dobbiamo aiutare Dotty. Ehi, ma quelli sono i biscotti di Spot? Guarda, portano alla foresta di zucchero filato. Oh no, povero Spot. Avrà tanta paura. Sei troppo divertente, Bumpy. Ciao, sono tornata. È Rose, di sicuro avrà portato qualche buon profumo. Andiamo! Ah, che caldo a tutti i Fruity Beach. Pensi a quello che penso io? Cry Smoothie! Ma dobbiamo trovare Spot! Ah, dovrò farlo senza di loro. Spot! Spot! Dove ti nascondi? Quindi tu sei Bumpy. Ho un profumo per te. Questo qui. È i raggi solari, perché splendi come il sole. Esatto. Fiori dell'amore, perché sei carino e amorevole. E dolci sogni. Incredibile, conosci tutti i fiori. Saresti un perfetto aiutante nel creare i profumi. Bravo cagnolino, hai un olfatto incredibile. Creeremo milioni di profumi. Spot? Presto, chiamate Connie e Bruni. Spot è qui. Spot! Spot! Guarda com'è carino! Sei un amore, Bumpy! Chi è quella bebè? E che cosa ha fatto a Spot? E perché lo chiama Bumpy? Ciao! Scusate, ma vi state sbagliando. Sono Dotty e lui è il mio cane e si chiama Spot. Dai, vieni, Spot! Su, dobbiamo tornare a casa! Ciao, sono Mila! E lui non è Spot, è Bumpy! L'abbiamo trovato spaesato in mezzo al bosco e ora sta con noi! Ma... di cosa parli? Si chiama Spot e si comporta in modo strano. Gli deve essere successo qualcosa. Vieni, Spot! Forse hai la febbre. È scappato spaventato perché non voleva fare la puntura. Beh, sembra essere felice qui. Annusa i fiori tutto il giorno. Sì, ha un ottimo olfatto. Ed è un ottimo amico. Il mio migliore amico. Gli vuoi molto bene, vero? Sì, e anche lui mi vuole bene. Spot forse sta male. Bumpy! Ma... perché lo chiami Bumpy? Perché aveva una bella botta in testa. Oh, allora forse ha perso la memoria a causa della botta. Forse se fai qualcosa che di solito facevate insieme, si ricorderà di te. Forza, Bumpy, gioca con Dotty, lei è buona. Il biscotto! Forza, Spot! Dov'è il biscottino? Ma dove vai? Sei nervoso, Spot? Fai la nanna, bel cagnolino! Forza, Spot! Ricordati di me! Ti voglio tanto bene! Oh. Mi sei mancato tanto, Spot! Che cosa c'è? Ah, ma certo! Ecco il biscotto! Ti piace tanto, eh? Grazie per aver aiutato Spot, specialmente tu, Mila! Verremo sicuramente a trovarvi alla foresta di zucchero filato, ok? Ciao, Bumpy! A presto! Flowers Magic Tears! Tieni, Dotty! Dei profumi per voi! Oh, grazie mille! Li terrò nella valigetta! Uff, quanta roba! Non c'è spazio! Questo via! Questo via! Questo... aspetta, Spot! Ehi, Dotty! C'è Spot!
vorrei conoscere il bebè che l'ha creato. Oh? Mi dispiace, Lulu, ma ne è rimasta solo una goccia. Chissà cosa è successo mai. Quel bebè deve essere nei guai. Lulu ha usato l'ultima goccia del mio profumo. Dai, forza, Lady. Non è così grave come credi. Ok, forse ho esagerato un pochino, ma è così buono. Inoltre, puoi ordinarlo online. Te lo porteranno a casa in un baleno. Sì, ho già fatto l'ordine. Non dovrebbe metterci molto. Eccolo, di sicuro è il mio profumo. C'è anche il mio. È anche il mio. Sì. È il mio. Oh. Ehi, dov'è il mio? Il mio ordine non è arrivato. Oh, il mio profumo. Si sono dimenticati di me. Se il mistero vuoi svelare, alla foresta di zucchero filato devi andare. Ma è lontanissima. La foresta di zucchero filato? Sapete come arrivarci? Portatemi, portatemi là. Vi prego, vi prego, vi prego. Ok, ok. Andremo alla foresta di zucchero filato. Ma prepara i tuoi piedini. Sarà un lunghissimo viaggio. Pronti? Ed eccoci arrivati. Che buon profumo. Adoro questo posto. Gli alberi, i fiori hanno tutti un profumo fantastico. Abbiamo dei visitatori. Chi sei? Io sono Ava. Sei venuta in visita? Tu vivi qui? Da dove vieni? Crei tu i profumi? A cosa servono le antenne? Ok, ok, Ava. Loro sono Lady e Lulu. Io sono Dreamy e lui è Rim. Piacere di conoscerti. Adoro i tuoi profumi. È tutto fantastico. La foresta di zucchero filato è incredibile. Sono contenta che siate venuti. Andiamo ad incontrare gli altri. Ne saranno felici. Abbiamo ospiti! Lady, Dreamy e i loro cuccioli Lulu e Rim. Ciao, sono Mila. Piacere di conoscerti. Che bella casa. Anche la serra è stupenda. E che profumo incredibile. Scusate, le piacciono molto i profumi. E come hai creato i profumi? Il mio profumo? Oh, è semplice. Quando... Aiuto! Eh? Non vanno i freni! Oh, è così ogni volta. Ti verrà addosso. Non è la prima volta. Rose, stai bene? Sto bene. Oh. È tutto a posto, tranquilla, Rose. Ups, sono inarrestabile. Rose è un asso coi profumi. Vedi? È così che si creano i profumi. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Rosa selvatica con un tocco di arcobaleno di cotone, gelsomino ed essenza di vaniglia. Wow! L'aroma prodotto dai fiori è l'essenza più pura dei profumi. Se vieni toccato da una goccia, avrai quel profumo per sempre. Per questo devi sapere come miscelarli. Vedrete. Creiamo il profumo di fiori selvatici. Ce n'è abbastanza per molte boccette. Ottimo! Ti aiuto! Lulu! Scusate, a casa abbiamo finito il profumo. Il mio ordine non è arrivato. Oh oh, quello è il lavoro di Sofia, ma oggi non è di buon umore. È tutto sbagliato! Tutto! Sofia, abbiamo ospiti. Ciao, scusate la confusione. Non è sempre così. Di solito è tutto ordinato, ma ho scambiato la lista degli ordini dei profumi con quella dei regali speciali. Oh oh. Non era mai capitato, ma ci sono così tanti ordini. Troveremo sicuramente una soluzione. Ma certo, ho un'ottima idea. Insieme sistemeremo tutto. Continua. No.
zucchero filato, alla ricerca del suo profumo perduto. Scusate, a casa abbiamo finito il profumo. E lì incontrò Sofia, un happy flower con un problemino di organizzazione. Questo non era mai capitato! Insieme sistemeremo tutto! I profumi della foresta di zucchero filato, seconda parte! Come organizzeresti meglio questo posto? Faremo una catena di montaggio! Catena di montaggio? Sì, ognuno si occuperà di una sola cosa, così finiremo prima! Sì! Grazie per l'aiuto! Così potrei mostrarmi ogni angolo della foresta! Ottima idea! Ogni bebè ha un profumo differente, quindi l'etichetta dovrà essere corretta. Io controllo gli ordini. Io annuserò i profumi di tutti i bebè. E io attaccherò le etichette. Finiremo in un baleno! Sì! Lady, Dreamy, siete pronte? Il primo è per Angie. Profumo di arancia stellata. Lavanda viola. Nuvole rosa. Arancia stellata! Fatto! Il prossimo! Insieme lavoriamo e tutto sistemiamo. Tina! Profumo di poesia! Io annuso quanto è buono! Su, forza! Il profumo per Tina! Per Tina? Ah, ecco l'etichetta! Che bello! Tra non molto faremo il tour della foresta! La catena di montaggio funziona perfettamente! Per Dotty, profumo di fragola dolce. Oh, un attimo! No, no! Non era per Ella! No! Margherita tropicale! Margherita, quindi! Il profumo di margherita tropicale è per Ella! Ella? Non Ella! Dotty! Dotty o Ella? Eccoti la margherita stellata per Ella! Mi sento ubriaca! Non distingo più profumi! Lady? Narvi? Pensi? Daisy? Lo sapevi che il gelato preferito di Ella è quella alla banana? Ma non vuole dirla a Nana? Hai detto Nana? Nana o Lala? No, beh, Nana. Finito! Sì! Sì! Che cosa? Devo consegnarli tutti quanti? Sì! E guarda com'è tutto ordinato! Sì, sembra molto ordinato. Ok, d'accordo, ora parto. Vuoi una piccola spinta? Perfetto, ora puoi mostrarmi la foresta di zucchero filato. No! Sbagliati. Avete confuso ancora le etichette. I bebè hanno ricevuto il profumo sbagliato. Ed io sono esausta. Ci dispiace. Siamo andate troppo veloci e abbiamo sbagliato. Sì, ero così impaziente di vedere la foresta. La adoro e voi siete veramente fantastici. Ci siamo distratte, ma non capiterà di nuovo. Ci perdonate? Ma certo, siamo amici. Flowers! Wow! Questa volta non sbaglieremo! Cominciamo! Ci sono molti ordini, dobbiamo concentrarci! Ecco l'ultimo! Ora facciamo noi, tu devi riposarti! Lulu e Rim ti porteranno in spiaggia! Ti abbacco per Angie! C'è un pacco, Ella! Eccomi qui! E uno per Connie! Evviva! Siamo già tornate! Abbiamo consegnato tutto in tempo, è andato tutto benissimo! Oh, grazie mille, bebè! Se avrete ancora così tanti ordini, saprete cosa fare! Fate un fischio! Sì! Insieme siamo un team perfetto! Finalmente, ora possono usare il mio profumo! Eh? Dov'è? Lulu? Ora ti prendo!
il gelato a sorpresa! Ecco il salto finale per il ballo del mio compleanno! Guardate! Visto? Ora è il vostro turno! Benissimo! Molto mediocre! Oh, dovremo allenarci parecchio! State bene? Oh? E quello cos'è? Wow! Che bel colore! Questa mela deve essere deliziosa! Ah? Adesso sa di fragola! E ora di uva! Wow! È un frutto a sorpresa! Ora sa di pera! Guardate! Ce n'è un altro! E un altro! E un altro ancora! Idea! Farò un gelato a sorpresa per il mio compleanno! Supererà di gran lunga ogni ballo! Scusate! Wow! Sa di banana! Wow! Ora sa di lampone! È impossibile! Voglio assaggiarlo! Anch'io! Banana! Mela! Lo adoro! Sì! Ho creato un gelato a sorpresa! È fantastico! Lo adoreranno tutti! Aspettate, torno subito! Che frutti hai usato? Quelli che ho trovato al lago! Prendiamone ancora! È che non ce ne sono molti e vorrei tenerne qualcuno per il mio compleanno! Sì, è un'ottima idea! Ehi, eccomi! Di cosa parlate? Grace vuole mettere da parte qualche frutta a sorpresa per il suo compleanno! Oh oh, ho appena invitato tutti a venire ad assaggiarlo! Ma la frutta sorpresa è finita! Ok, allora usiamo quello che ci è rimasto e a tutti gli altri aggiungiamo... Spezie! O sale! Sì, ottima idea! Forza, bebè! Facciamo il gelato! Arancia con olio! Banana col curry! Ma cosa aggiungo alla fragola? Ma sì! Lo zucchero! Tanto zucchero! Ascoltate, ascoltate! Ho qui il gelato a sorpresa! Gelato a sorpresa? Wow, come brilla! Non ho mai visto un gelato così! È una sorpresa, vedrai! Che buono! Ehi, non sa di fragola! Sa di pera! Adoro la pera! Che buono! Fantastico! Ehi, ne voglio uno anch'io! Sì, e io un altro! Oh, ma io li ho finiti! Ehi, ma io ne ho ancora! Sì! Questo a che gusto è? Ghiaccio. E questo di cosa sa? Di terra. Super buono! Ne voglio un altro! Ehi, anch'io ne voglio un altro! Ha, sembra stia funzionando! Il sapore non cambia, ma è delizioso! Fa assaggiare! È dolcissimo! Cosa hai usato? Solo fragole e zucchero! Molto zucchero! Zucchero fa male alla pancia e ai denti. Oh, non lo sapevo. È che avevo solo la fragola e lo zucchero. Oh, la mia pancia. Oh, che disastro. I bebè stanno male a causa mia. Tranquilla, dovrei avere una medicina per il mal di pancia. Lo sapevo. Eccola. Guardate. Il sapore sarà orribile. Nessun bebè lo berrà! E se non lo berranno, non guariranno! Cosa facciamo? E se lo aggiungessimo al gelato? Ma sì! Faremo un gelato che cura il mal di pancia! Ma... non ce n'è più! Beh, abbiamo la frutta a sorpresa! E cosa farai al tuo compleanno? Se i miei amici sono ammalati, come posso festeggiare? Forza! Andiamo ad aiutare i bebè! Funziona! Siamo tornati e abbiamo dell'altro gelato a sorpresa! No, basta gelati a sorpresa! Fidatevi, questo vi farà bene! Ehi, la pancia non fa più male! Sa di ananas! E ora di lamponi! Il mio sapeva di banana! E ora di melone! È il gelato più buono del mondo! Sì, ma cosa c'è dentro? Sorpresa! Sì!
buongiorno. Tutto è al proprio posto. Manca solo la cosa più importante da fare: nascondere il gioiello del drago. Fatto, è così difficile che nessuno riuscirà ad aprirlo. Perfetto, così il gioiello maledetto non rovinerà il party. Party! Finally it's the castle party. Can't wait to meet the prince and princess. Everything has got to be perfect. We are so excited. It will be an amazing party. Everyone is going to be happy. It will be such a special day. It's time to celebrate. Celebration. Declarations. Hear the music and flowers. We're ready. Yeah! Castle party. Now we got it. Everything will look so amazing. Hey, Sauru, vogliamo fare? Una coreografia per il principe e la principessa. Che bella idea! Venite, vi aiuto io. Questa no, no, nemmeno questa. Questa, la coreografia perfetta per i principi. La danza del drago non è semplice e... Dai, per favore, per favore. Ok, va bene. Sì! Allora, vediamo. Prendetevi la mano. Ah? Mani giù, poi su. Ora girate. Cutie, Snowy, io e Crystal dobbiamo provare. È una danza importante. Su, andate a giocare. Che buon profumo. Il discorso dei principi sta per cominciare. Ecco fatto. I principi stanno per parlare. Andiamo. Cutie, Snowy, dove sono andati? Andiamo, forza, sta per cominciare. Cutie, Snowy. Benvenuti al grande party dei principi! Cutie! Snowy! Hai sentito? È Cutie! Sono lì da qualche parte! Ehi, eccoli lì! Basta! Di sicuro sarà un gioiello di Sky! Mettiamolo via! E ora andiamo! Oh, cos'è stato? Non importa! Su, andiamo al party! Fammi vedere! Eh? È bellissimo! Il drago! Come la danza del drago! Hai visto Connie e Crystal? Hanno preparato una bellissima coreografia per i principi. Ma dove sono ora? Oh, che fortuna! Un'altra gemma per la mia collezione. Ma com'è possibile? Sono io! Smettila di copiarmi! Che succede? Non lo so! Smettila di ripetere quello che dico! Dobbiamo avvisare il bebè! Ehi, fermatemi! Dove state andando? Crystal, Connie, non correte! Crystal, Connie! Io sono Connie! Credo di vedere doppio! Ehi, bebè! Vi stavo aspettando! Ferme, Connie e Crystal! Ma quali sono? Fermate quella Connie e quella Crystal! Oh no, le statue! Sembra che si stiano divertendo, vero, Nia? Principe e principessa! Presto, venite! Ci sono due Connie e due Crystal! Cosa? Siamo qui, bebè! Cosa ci fa qui il gioiello del drago? Oh no! La maledizione del drago! Maledizione? Succede quando un bebè, che non fa parte della famiglia reale, tocca il gioiello, appare un bebè identico! Fermiamo la maledizione! Ma come? C'è una cosa che i cloni non possono fare e che li farà sparire. La danza del drago. La danza del drago? Connie e Crystal l'hanno imparata per farvi una sorpresa. Wow! Ho trovato un'altra gemma. Nuova combinazione. Ma che bella gemma! Eh? È perfetta per la mia collezione! Oh no!
scelto. Ed infine anguria e ananas. Wow, sa di banana e di uva. Ehi, sto facendo anguria ananas. E perché non facciamo qualcosa senza ananas per cambiare? Ma il gelato è più saporito con l'ananas. È più saporito con l'uva. Anguria ananas. Banana, uva. Anguria ananas. Banana, anguria, uva. Ananas. Oh, che disastro. Dobbiamo decidere chi sarà capo della fabbrica. Io voglio fare tutti i gelati. Ma voglio farli anch'io. Ok, facciamo decidere Bebè chi sarà il capo della fabbrica. Ok. Relax. Bebè! Votate per Pia! Cosa stai facendo, Pia? Perché hai dei volantini con sopra la tua faccia? Così sceglierete me invece di Grace. Voglio diventare il capo della fabbrica. Ma lo vuole anche Grace. Allora faremo decidere a voi. Decidere? Ma cosa dovrebbe fare il capo? Se sceglierete me, io farò... Eccomi qui! Votate per Grace! Ecco l'altra candidata. Ciao, Pia. Ho un'idea. Organizziamo un dibattito e vediamo chi vincerà. Ok. Che vinca la migliore. Che sono io. No, sono io. Oggi decideremo chi sarà il capo della fabbrica dei sapori. Forza, Totti, sta per iniziare. Siete pronti a fare le domande alle nostre amiche? Se vi piace Pia, premete bene sul suo volto per darle il voto. Ma se preferite Grace, premete invece sul suo volto. Ehi, non ancora! Solo dopo aver sentito le loro risposte. Oh, è un dibattito! Facciamo delle domande e loro rispondono. Il vincitore del dibattito sarà chi guadagnerà più voti. Pronte? La prima domanda è di Scarlett da Storyland. Qual è il vostro frutto preferito? Ananas! Preferito? Mi piacciono tutti! Ok, Koali chiede dal suo caravan. Come sapete quale gelato preferiamo? Beh, chiederemo ai bebè qual è il loro gusto preferito. Perché scegliere un gusto quando puoi averli tutti? Io! Prego, Crystal! Si può fare un gelato al gusto di mare? No. Troppo salato. Ma certo che posso. Se puoi immaginarlo, posso crearlo. Avete qualche altra domanda? Sì, io! In fabbrica, a volte, c'è della frutta che rimane lì e marcisce. Cosa potreste fare per evitare tutto questo spreco? Questa è una domanda molto importante. Beh, potremmo darla ai cuccioli. E tu, Pia? Useremo la frutta avanzata per fare un gelato speciale con tutti i frutti. Un gelato a tutti i frutti. Urrà! Che bella idea! Sembra che abbiamo già raggiunto il punteggio più alto. Il capo della fabbrica dei sapori sarà... Pia! Sì! Grazie per avermi votato. Ehi, bebè, d'ora in avanti farò tutto quanto io. Potete rilassarvi. Ancora ananas? Dobbiamo andare alla fabbrica a parlare con Pia. Sì. Oh no! Che disastro! Ma cosa sta succedendo? Essere il capo è difficilissimo. Non riesco a fare tutto da sola. Sì, e inoltre ci siamo stufati dell'ananas. Avete ragione. Ma non ho più idee. Noi possiamo aiutarti. Possiamo essere di nuovo un team, per favore? Ma certo, tranquilla. Merry Christmas! Ed ora, bebè, sistemiamo insieme questo disastro. Sì, io mi occuperò di sistemare. Pia, abbiamo detto che siamo un team. Ops, scusa. Ha ha ha!
mondo icy. Qui il ghiaccio si scioglie, ma nel nostro mondo si sta ghiacciando tutto. Andremo dalla principessa e dal principe. Dobbiamo trovare presto una soluzione. Siete pronti, bebè? Sì! La soluzione perfetta. Non abbiamo più tempo. Dobbiamo trattenere il freddo. Ma cosa facciamo? Quel buco è enorme. Wow! Vi piace? Questo è il nostro pozzo magico. Custodisce tutta la nostra storia. Wow! Cos'è successo quando è caduto il meteorite? L'abbiamo ghiacciato! Tutti insieme! Oh, wow! E cos'è successo ai robot? Li abbiamo disconnessi! Tutti insieme! E quando è arrivato il bebè fantasma, siamo scappati urlando! Wow! Tutti insieme! Ok, ok, tutti insieme. Ma come chiudiamo il buco per trattenere il freddo? Con una porta! Una porta? Il buco è molto grande! Allora anche la porta lo sarà! Sì, con un grande arco! Una porta che si apre e chiude! E un pomello! Wow! Quindi, bebè, pronti a lavorare insieme? Sì! Saremo il team numero uno! E noi saremo il due! Team numero tre! Saremo fantastici! No, no! Qui ci sono le istruzioni! E tutti quanti dovrete leggerle! Istruzioni! Wow! Insieme! Non credo proprio che i bebè abbiano capito che devono rimanere tutti uniti! Tranquilla, andrà tutto bene! Au! To protect our world from the outside heat and to keep the cold from leaking. We will build a door to keep the cold in, and we will save our world, and we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Qualcuno vuole della dino zuppa per ricaricarsi? Sì! Sì, lavorare insieme è molto impegnativo! Ehi, non dimenticatevi di noi! Ma finiamo la porta prima! Prima la nostra porta! No, prima la nostra! La nostra è più bella! Oh, ma è piccola! Proviamo la nostra! Eh? Anche questa è piccola! Di sicuro la nostra non va bene! Non sta funzionando! Sono tutte piccole! È difficilissimo! Non capisco! Abbiamo tutti seguito le istruzioni! Perché ogni pagina del manuale contiene le istruzioni per una parte della porta! Oh! Ora dovete solo metterle insieme! Sapete come? Tutti insieme! Ecco l'ultimo! Questo va qui! Ed ora manca solo l'ultimo tocco! Il pomello! Il pomello? Non c'era nelle istruzioni! Oh! Il pomello! Come avete fatto a farlo? Grazie! Ci avete salvati! Ora possiamo fermare il freddo! È la porta più bella che abbia mai visto! E l'abbiamo costruita tutti insieme! Icy World Magic Tears! Wow, che bello! Le lacrime del nostro mondo danno l'ultimo tocco alle nostre creazioni e le rendono perfette! Il mondo Icy è di nuovo ghiacciato! Questa porta terrà il freddo all'interno e poco alla volta tornerà tutto come prima! Grazie per l'aiuto, principe e principessa! We will build a door to keep the cold and we will save our world. La pista di pattinaggio è di nuovo ghiacciata! Wow! Così è facile! Trovate questo! Non ora, Betty! È delizioso! Sì! Nel mondo fantasy stanno tornando i colori!
Ricordi un precedente? Questo freddo! Tutti i frutti beach è ghiacciata! Il freddo proviene dal buco nel grande albero! È la nostra vecchia casa! Su, forza! Andiamo! Il passaggio per un altro mondo! Scendete! È bellissimo! Ma fa freddo lì! Arrivo! Wow! Che bello! Il mio cuore brilla come un gioiello! Ta-da! Forza, bebè, scendete! Wow, che bel pigiama, Tina! Sì, ma non si vede niente qui sotto! Non preoccupatevi, seguitemi! È così buio! E fa freddissimo! Siamo arrivati! Sentite che buon odorino! Sono i dinosauri che fanno uno spuntino! Eccoci, siamo arrivati! Wow! È da qui che proviene tutto quel freddo? Che confusione! A questo troveremo una soluzione! Wow! Tina, Dina, perché non ci avete mai parlato del vostro mondo? È un posto meraviglioso ed è tutto ghiacciato! Sì, tutto ghiacciato è! Ma mia cugina dov'è? Cugina! Cugina Phoebe, come va? Che bello vederti qua! Stella, sei tornata! E anche tu, Dina! Sì, siamo preoccupati. Il freddo del mondo Icy è arrivato al nostro mondo. Anche noi siamo preoccupati. Si sta sciogliendo tutto. Tranquilli, insieme sistemeremo tutto. Sono Connie e loro sono Dreamy, Shana e Crystal. Piacere di conoscervi. Venite, vi farò conoscere i miei amici. Fatto! La mia nuova creazione è fantastica! Non è vero, Nisu? Ehi, Sauru! Abbiamo degli ospiti! Ospiti? Piacere di conoscervi! Scusatela! Sapete, non abbiamo mai ospiti! È molto timida! Andiamo, incontriamo gli altri! Dilo, abbiamo ospiti! Ospiti? Bebè, da quanto tempo? Chi sono i vostri amici? Io sono Connie, loro sono Crystal, Shana, Dreamy... Volete della dino zuppa? Vi aiuterà a rimanere al caldo, anche se non fa molto freddo ultimamente. Che buon profumo! Ha un buon odore, ma il sapore è ancora più buono! Deliziosa! Posso averne ancora? Qualcuno ha detto ospiti? Ciao, benvenuti! Wow, hanno i poteri! Oh, quello era il mio regalo di benvenuto. È tutto ok, non importa. Perdonate la mia assenza. Dovevo mettermi il tutù per poter fare un balletto speciale per voi. Venite! La pista di pattinaggio non è ghiacciata come al solito, ma è bella comunque. Ed è anche meglio. Wow, che bello! Adoro pattinare! Wow! Non mi era mai successo! È perché il ghiaccio si sta sciogliendo! C'è un buco enorme e il freddo esce da lì! Per questo siamo venuti! Qui il ghiaccio si scioglie! Ma nel nostro mondo si sta ghiacciando tutto! Non preoccuparti, Sauru! Chiederemo aiuto! Non possiamo far uscire ancora il freddo! Altrimenti il nostro mondo si scioglierà! Andremo dalla principessa e dal principe! Loro sanno tutto! Hanno occhio ovunque! Principe e principessa, dove sono? Lì, al castello! Wow! Non vedo l'ora di incontrare i principi! Sapranno che ho preso il fiore! Wow! Perché fanno l'inchino alle statue? Non so! Dove sono il principe e la principessa? Benvenuti nel mondo Icy! Oh! Tina! Dina! Stella! Che bello vedervi di nuovo! E anche voi! Eh sì, Connie, sappiamo tutto quanto! Ops! Siete venuti qui a causa del ghiaccio che sta fuoriuscendo! Tutti i frutti bellissimo! Silenzio! Stella? Il freddo del mondo Icy sta uscendo e sta ghiacciando gli altri mondi! E il nostro mondo si scioglierà! Attraverso il buco sta uscendo! Ed io mi sto preparando! Questo è il buco di cui parlo. Non so cosa faremo, ma di certo insieme tutto sistemeremo. Forza, non abbiamo molto tempo. Dobbiamo fermare il freddo. Dobbiamo trovare presto una soluzione o l'equilibrio del mondo scomparirà per sempre. Siete pronti, bebè? Sì! Continua!